Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Mafia, l'informativo della DIA dice: nell'estate del 1993 i Graviano erano in vacanza in Sardegna, un tiro di schioppo dalla villa di Berlusconi. In un documento di 200 pagine inviato alla Procura di Reggio Calabria, gli investigatori della Direzione Investigativa Antimafia dettagliano la latitanza in Nord Italia dei boss di Brancaccio e i loro legami, sempre presunti, con Marcello Dell'Utri, e citano un vecchio documento investigativo del 97 definito di portata eccezionale alla luce delle nuove risultanze sulle mancate attenzioni istituzionali sulla figura di Baiardo e che, con il senno del dopo, conferisce alle dichiarazioni confidenziali di questi comprovata attendibilità e riscontro. Coronavirus, cala l'incremento dei contagi, 416 nuovi casi, oltre la metà in Lombardia, altri 111 decessi, ma zero vittime in 11 regioni. Nella regione più colpita dal virus si registrano 221 nuovi casi di positività e 67 vittime, 6 regioni senza contagi, un solo decesso in Sicilia e nelle Marche. I ricoverati scendono sotto quota 7.000, da inizio pandemia 33.340 vittime accertate. Milano, assembramento e niente mascherine al presidio dei gilet arancioni, denunciato il leader Antonio Pappalardo. La questura di Milano trasmetterà la denuncia all'autorità giudiziaria. Violate le disposizioni per contenere il contagio da Covid-19. Il sindaco Sala ha detto: ho chiesto al prefetto di denunciare gli organizzatori. Gori ha detto a Bergamo: poche decine di scalmanati, ma sempre troppi, spero che siano identificati. George Floyd, l'autopsia dice: non è morto per asfissia né strangolamento. Proteste infiammano gli USA, ucciso un 19enne e un agente, in centinaia di arresti. Casa Bianca sotto assedio, Pentagono prepara i militari, da Atlanta alla California fino davanti alla Casa Bianca. Per la terza notte consecutiva negli Stati Uniti dilagano le proteste per l'omicidio di George Floyd, l'afroamericano di 46 anni morto dopo essere stato immobilizzato dall'agente di polizia Derek Chauvin, ora arrestato e indagato per omicidio colposo. Una notte che si lascia alle spalle due vittime a Detroit e in Michigan. Un 19enne è stato ucciso da colpi d'arma da fuoco sparati da qualcuno all'interno di un SUV in direzione della folla che stava manifestando. Mentre a Oakland, in California, un agente di polizia è stato ucciso e un altro è rimasto ferito. Enzo Bianchi, ascesa e caduta di un monaco famoso, dalla boutade del primo cardinale laico al suo amico Papa che lo caccia da Bose. Enorme impatto mediatico, grande capacità di dialogo con le altre confessioni, vicinissimo a Papa Francesco, che però lo ha cacciato dalla comunità che ha fondato dopo un'ispezione durata un mese. E il motivo? Quello ufficiale parla di gravi problemi e suoi esercizi dell'autorità. Notizie da Napoli e dalla Campania. Movida Napoli, caos, ordinanze e raffica di controlli, alcol venduto fuori orario, miracolo a Napoli, strade semideserte, nessun assalto a bar, baretti e pizzerie, le vie della Movida semideserte, così pure i luoghi pubblici dove normalmente si ritrovano centinaia e centinaia di giovani e meno giovani. L'istantanea che descrive l'ultimo venerdì della cruciale fase 2 nel capoluogo campano è cristallizzato nelle immagini che descrivono via Niello Falcone al Vomero e poi l'area dei baretti di Chiaia, così come piazza Bellini e i decumani libere da assembramenti. E mentre sullo sfondo si consuma a colpi di ordinanza l'ennesimo braccio di ferro tra il sindaco De Magistris e il presidente della regione De Luca, ieri sera il capoluogo campano è stato ancora una volta presidiato da forze dell'ordine e polizia locale.
ucciso a 17 anni nel napoletano, vendetta a colpi di pistola dopo la morte di Nicolas Quattrofermi, c'è anche un calciatore. Spari dopo la morte del 17enne Nicolas Di Martino, fermati 4 uomini, sono suoi cugini. Ci sono anche i figli del boss ergastolano Nicola Carfora tra le persone fermate a Gragnano per il tentato omicidio di Salvatore Pennino, 20enne incensurato, la cui auto fu crivellata di colpi circa un'ora dopo la morte di Nicolas. Notizie da Treviso e dal Veneto. Vasto incendio all'azienda agricola Vaca Mora, fuoco 500 balle di fieno. Il rogo è divampato nel pomeriggio di sabato all'interno di un capannone. Sul posto è intervenuto un totale di 5 mezzi di vigili del fuoco con 11 operatori. Furti in abitazione, via preziosi, soldi e un dipinto di Albano, fermati i ladri dell'Audi A5, l'operazione ha interessato a doppio filo il territorio vicentino e quello lombardo. Per i furti è stata utilizzata anche un'Audi RS3 rubata ad un concessionario di Vittorio Veneto. Perde il controllo dello scooter, si schianta sull'asfalto, grave un 26enne, il giovane è ora ricoverato in ospedale, in prognosi riservata a causa di diverse fratture sia al bacino che agli arti. Sul caso stanno indagando i carabinieri. La ripresa post-Covid diventa insostenibile, costretto a chiudere il centro Aquafit di Casale. Dal 2015, simbolo della rinascita sportiva del paese, le piscine di Via Belvedere non riapriranno più le loro porte. Troppo alti, infatti, i danni da lockdown e i costi per la ripresa. Allarme all'ex GIL, 9.000 libri e documenti antichi a rischio per l'umidità. L'appello del consigliere comunale Domenico Lo Sappio, che dice il comune valuti l'opportunità di spostare almeno il materiale di maggior pregio in un ambiente consono alla sua conservazione. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. La dunata degli alpini di Udine slitta al 2022. La 93esima in programma a Rimini e San Marino nel 2020 si terrà a maggio del 2021, mentre quella friulana l'anno seguente. La 94esima dunata nazionale degli alpini di Udine, prevista a inizio maggio in occasione del 45esimo anniversario del sisma del Friuli, slitterà al 2022. A comunicarlo è stato il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, al termine del consiglio direttivo dell'ANA, riunitosi in via telematica. L'Assemblea ha infatti deciso di annullare l'edizione 2020 che si doveva tenere a Rimini e San Marino e che ora è stata posticipata inizialmente a ottobre. Con l'auto nel fosso incastrato nell'abitacolo, incidente intorno alle 20 a Martignacco. Dopo i soccorsi al ferito è intervenuto la gru per recuperare la vettura. Intorno alle 20 i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine sono intervenuti a Martignacco per un incidente con una persona incastrata nell'auto. Per cause in corso di accertamenti il conducente ha perso il controllo della vettura ed è finito in un fosso a bordo strada. Dopo l'allarme la centrale Sorres di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza. Cade incrociando un animale selvatico, grave un centauro, incidente intorno alle 18 a Polcenigo. All'arrivo dei soccorritori il ragazzo era visibilmente sotto shock. I vigili del fuoco di Pordenone, con il supporto del personale del nucleo speleoalpino fluviale, sono intervenuti nel pomeriggio intorno alle 18 a Polcenigo per soccorrere un giovane centauro che, percorrendo la vecchia strada sterrata per Mezzomonte, nei pressi del bivio dell'acquedotto, probabilmente a causa dell'attraversamento di un animale selvatico, è caduto malamente. All'arrivo dei soccorritori il ragazzo era visibilmente sotto shock, con ferite agli arti inferiori, al bacino e al costato. Gorizia da lunedì riapre la piscina all'aperto, insomma i primi turisti in castello, partita all'isola pedonale per favorire passeggiate e dehors dei locali. Si cerca di tornare lentamente alla normalità, commenta il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberda, e dal 4 giugno molto probabilmente in Friuli Venezia Giulia non saranno più obbligatorie le mascherine all'aperto, salvo non si possa osservare la distanza di sicurezza.
Ritengo si tratti di un provvedimento di buon senso, perché è assurdo, a mio avviso, tenere la mascherina alta quando si è soli, ad esempio in strada, o si fa attività fisica a piedi o in bici. Si addormenta con il gas acceso, lo salva il vicino. Allarme in tarda mattinata in piazzale Trento ad Aviano. L'uomo ha respirato il fumo ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. La sala operativa dei vigili del fuoco di Pordenone, poco prima di mezzogiorno, ha ricevuto una segnalazione da parte di un inquilino di un condominio in piazzale Trento ad Aviano per un forte odore di bruciato proveniente da un appartamento al secondo piano. Sono subito state inviate la prima partenza e un'autoscala dalla sede di via interna. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della rassegna stampa. E studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.